Blitz alle prime luci dell'alba contro alcune tra le più potenti organizzazioni camorristiche operanti nell'area nord-orientale di Napoli e della provincia, procedendo contestualmente a perquisizioni domiciliari nei confronti degli indagati. Destinatari delle misure cautelari sono i componenti dell'associazione camorristica Sarno, con base nel rione De Gasperi di Ponticelli, con i fratelli Vincenzo e Giuseppe Sarno, componenti degli storici clan Reifscher di Stico Terracciano, operanti sui territori dei comuni di Pollena Trocchi e Somma Vesuviana, tra cui i fratelli Raffaele e Enrico Reifice e Luisa Terracciano, ed infine gli affiliati ad un ulteriore gruppo criminale, diretta espressione del clan Sarno, operante sui territori di Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio, diretto e capeggiato da Ciro Mancuso e Vincenzo Terracciano, già organico al clan Fusco Ponticelli di Cercola. L'attività di indagine che si è conclusa ha visto i reati contestati andare dall'associazione per delinquere di stampo camorristico all'estorsione, all'usura, al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, essenzialmente cocaina, ai delitti in materia di armi, fino alla fittizia intestazione di beni e attività imprenditoriali, delitti tutti aggravati dal metodo mafioso. 61 le persone finite in manette, eseguiti sequestri preventivi di 3 attività imprenditoriali riconducibili direttamente o indirettamente ai fratelli Sarno, la società cooperativa La Vedetta con sede a Portici, 2 distributori Queta a Ponticelli all'angolo tra via Palermo e in via Argine. È emerso così come si tratti di cellule di un organismo unico, in qualche misura riproducenti le esperienze della criminalità organizzata del casertano. L'impressione che i Sarno volessero proporsi nel napoletano quale cupola egemone, seguendo gli schemi dei casalesi a loro volta ispirati dalle mafie calabresi e siciliane dei mandamenti e delle 'ndrine. Domani c'è il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza a Caserta con il Ministro Maroni e il Ministro della Giustizia. Lei farà delle richieste ben precise? Non so se verrà anche il Ministro della Giustizia, sicuramente verrà il Ministro dell'Interno. Faremo presente qual è la situazione qua della DDA, della Procura, nella lotta alla criminalità, che servono i mezzi non soltanto a noi ma anche alle forze dell'ordine, perché senza mezzi non si cantano messe, senza soldi.